Ben ritrovati nel nostro angolino delle fragranze e oggi proprio per la serie Chi l'ha visto? Ma più che chi l'ha visto, chi l'ha sentiti? L'ho messi da una parte, da un po' di tempo a questa parte, molto tempo, e alla fine me ne sono dimenticata e così adesso proprio per fare questi angolini dedicati appunto al profumo sono usciti fuori, perché stavo cercando un'altra fragranza e sono usciti fuori un paio di questi profumi che io ho messo nel dimenticatoio, e quindi ho detto: ma perché non parlarne? Guardate, addirittura la polvere si è incrostata, praticamente non riesco a toglierla, insomma l'ho pulita, quindi cioè non è che sono sporchi, l'ho pulita per bene. Però vabbè, allora non perdiamoci in chiacchiere, sono dei profumi, poi tra l'altro alcuni sono anche importanti, però l'ho messo un po' nel dimenticatoio, andiamo un attimo a curiosare, a vedere perché. Iniziamo dal primo, Via Sistina di Renato Balestra, questa Eau de Toilette, e questa proprio io penso che mi ero stancata di sentirla, di averla addosso, anche perché vedete quanta ne ho consumata, veramente ne ho messa un bel po'. E da stamattina che me la sto a risentire, non capisco perché, io penso perché cioè mi aveva stancato, punto e basta, quindi non penso perché non mi piacesse. E Via Sistina è una fragranza questa che fa parte del gruppo orientale floreale da donna, è stata lanciata sul mercato molti anni fa, nel 2000 mi sembra, non mi vorrei sbagliare, e le note di testa sono il labdano, il ribes nero, il mandarino e la pera. Le note di cuore sono il giglio, l'orchidea, il gelsomino e il mughetto, mentre invece le note di base sono il sandalo, l'ambra, il muschio, la vaniglia, il legno di rosa brasiliano. Quindi insomma ci sono vari ingredienti, varie fragranze importanti, cioè anche ecco questo legno di rosa brasiliano che è la prima volta che lo sento, e poi c'è la pera, c'è altra frutta come il mandarino, il ribes nero, quindi è un floreale fruttato veramente imponente, veramente importante, e me la sono andata a risentire. È una fragranza adatta più a una signora che a una ragazza, è una fragranza che si può portare benissimo durante tutto l'arco della giornata e durante tutte le stagioni, questo è il mio pensiero. Questa mattina, prima che io sistemassi tutto quanto e quindi anche prima di registrare in questo momento, me lo sono spruzzato. Diciamo, l'ho spruzzato intorno alle 7 del mattino, nel momento che sto registrando è metà pomeriggio e ancora è persistente praticamente. Quindi... ed è vecchio, quindi è vecchio, perché ve l'ho detto, l'avevo messo, sì, è conservato bene perché è in una zona d'ombra, quindi ecco, a proposito, lo sapete, per farli conservare bene i profumi non devono stare al contatto diretto con la luce, quindi diciamo che io di solito li conservo un po' in camera da letto sul comò e in un punto dove la luce non batte, poi alcuni li tengo nell'armadio. Sì, perché rispetto ai video che avevo registrato sulla mia postazione profumi, alcune cose le ho cambiate, quindi alcuni li tengo nell'armadio e poi altri li tengo nel bagno. E nel bagno io tengo sempre la serranda tirata giù per vari motivi, solo quando devo pulire il davanzale, insomma la apro, oppure per far arieggiare un po' naturalmente. E quindi questo era nel bagno e diciamo che si è mantenuto abbastanza bene, quindi se volete far durare nel tempo i vostri profumi, conservateli in un posto fresco e un posto dove non ci sia tanta luce, se non c'è per niente è ancora meglio. E veniamo adesso al secondo profumo, anche questo praticamente la stessa storia di quell'altro,
A me piaceva veramente tanto, infatti guardate quanto ne ho consumato. Quindi questo sicuramente io l'ho messo da parte, me lo sono dimenticata, così proprio perché magari è passato un secondo piano involontariamente, quindi non me ne vogliano il signor Renato Balestra e Cavalli, Roberto Cavalli. Forse mi avevano stancato, ma come moda, non per il fatto che magari non mi piacessero. E quindi anche questo l'ho messo un pochettino da parte. Un profumo molto elegante, già sia dalla boccetta, dal flacone, che si presenta appunto in questa bottiglia alta, in questa bottiglia con questa zampa, con questa stampa un po' così zebrata, fa quasi venire in mente la savana, l'Africa. È un misto tra lo zebrato e la pelle del serpente, non so se ci avete fatto caso, l'avvicino, ecco, magari per chi non lo conosce. E solamente che io non ricordo più il nome di questo profumo, cioè qui non c'è scritto. Io da brava giovane anziana smemorata non me lo ricordo, just here, una cosa del genere, comunque non mi vorrei sbagliare. E mi ricordo che mi piaceva molto anche il tappo, che l'ho perso, anche qua è polvere, ma è polvere incrostata, cioè io l'ho pulito, ve lo giuro, questa mattina l'ho pulito per bene e niente, quindi... Parliamo della fragranza. La fragranza, anche questa mattina me la sono risentita, anzi no, l'ho sentita ieri, perché altrimenti, voglio dire la verità, se no oggi avrei fatto un intruglio di fragranze. Ieri l'ho sentita, così proprio per tornare a parlarvene, e diciamo che è del genere floreale orientale. Si sente molto sia i fiori che la frutta, la magnolia, contiene la magnolia, contiene la mela, poi l'orchidea selvaggia e il legno di cedro. Inoltre troviamo anche dei toni caldi come per esempio il legno di sandalo, l'ambra e il muschio. Quindi questo insieme tra frutta, l'unica frutta che si respira qui all'interno è il profumo della mela rossa, con questi fiori così delicati come l'orchidea e con le note di muschio e di sandalo e anche di ambra. Quindi è un popurrì praticamente di grandi fragranze. È un profumo che vedo adatto a tutte, dalle ragazze alle donne di una certa età, lo vedo adatto a tutte le ore e anche questo lo vedo adatto a tutte le stagioni. Ai prezzi, i prezzi ragazzi sono passati un sacco di anni, questo io non me lo ricordo sinceramente. Questo me l'avevano regalato, lo ricordo come se fosse ieri, me l'avevano regalato intorno al 2010-2011, in quegli anni lì. Anzi, questa poi è la seconda boccetta, perché mi regalarono anche la prima. Ero arrivata qui, la boccetta è caduta e si è rotta, l'unica boccetta, perché di solito quando mi cadono non si rompe mai nessuno. E quindi niente, me lo ricomprai oppure me lo regalarono di nuovo, adesso non ricordo. E quindi sono arrivata a questo punto. Poi si vede che a un certo punto, insomma, mi sono un attimino stancata di quella profumazione e niente, però sicuramente è da tirare di nuovo in gioco anche questo profumo. E veniamo adesso all'ultima profumazione, perché non inquadriamo bene, proviamo un attimo. Vabbè, guardate quanto è carina ragazzi, ve la faccio vedere un attimino, ecco, perché oggi siamo messi un attimino in posizione. Ci riusciamo? No, non ci riusciamo. Ecco, adesso ci siamo, si vedono molto meglio. E vi volevo far vedere l'eleganza, nella sua semplicità, l'eleganza di questo flacone di profumo. Veramente sembra quasi una piramide, però vabbè, non lo è. Semplice ma elegante nello stesso tempo. Stiamo parlando dell'Eau de Toilette di
L'Odissee di Issey-Miyake, spero di averlo detto bene, penso che sia un marchio giapponese. Allora, questo adesso non me ne voglia, qui, cioè, no che l'ho disprezzato, l'ho sentito troppo forte, cioè è buono, è un profumo buono, questo me l'avevano regalato. Tra l'altro poi è un profumo molto fresco, quindi lo vedo adatto per primavera ed estate, e lo vedo adatto dai 25 in su, e poi ci fermiamo intorno ai 50-55 anni, non andrei oltre. È un buon profumo, però io poi questo l'ho messo da parte, perché non mi piaceva, cioè lo sentivo troppo forte per me, ecco. Quindi, cioè, mentre quest'altri mi avevano un po' stancato così per moda, questo proprio non mi piaceva, lo sentivo proprio duro. Ma ciò nonostante riconosco che è un buon marchio, quindi insomma non me ne voglia, tanto non mi sente, questa sta in Giappone, cioè già può darsi pure qualcuno dell'Amazon Balestra e Cavalli, può darsi che incappa in qualche mio video, però qui vabbè, no, sicuramente no, non lo vedrà nessuno di questa casa giapponese. Però nell'insieme è un buon profumo, solamente che su di me stona, ecco. Vedete, quando vi dico, magari, che ne so, se avete una certa età non azzardate, se avete un certo tipo di pelle non azzardate, perché poi succedono queste cose, magari lo sentite un po' troppo forte su di voi. E questa è una fragranza che abbastanza fresca, c'è anche un bouquet di fiori, per esempio c'è la rosa e il loto, e secondo me sto connubio rosa e loto forse è stato quello che stonava troppo, la rosa che sovrasta la dolcezza del loto, perché anche la rosa è un profumo dolce, però poi se si esagera troppo c'è anche una scia di note legnose, quindi è un combo praticamente di varie fragranze. È una fragranza che la vedo adatta appunto per l'estate, quindi non oserei, nonostante chi è? Il telefonino, o c'è Fly o c'è il telefonino, qualcuno, io ho i miei disturbatori, come Paolini per i giornalisti, io ho i miei disturbatori. Fly sta dormendo, quindi ancora posso registrare tranquilla, però ho il cellulare, vabbè. Dicevo, la vedo adatta primavera inoltrata estate, non ci andrei sull'inverno, anche perché pur essendo una fragranza tosta non la vedo calda, quindi indicata per il periodo estivo, la vedo molto più fresca. E niente, quindi vabbè, adesso io rimetterò in gioco questi due, cercherò di rivalutarli un attimino, qua vediamo un attimo, magari lo regalerò questo, però non mi ci vedo, non mi ci sento, ecco. Niente, spero che anche questo angolino di oggi sia stato da voi gradito, se è così lasciatemi un like, grazie per avermi ascoltato e supportato, mi raccomando pollice in su se vi è piaciuto questo video, vi mando un kiss e vi aspetto al prossimo appuntamento.